Salve a tutte e tutti, qui di nuovo il vostro Santen Chan. Ultimamente ho avuto da fare, fra le cose che ho fatto è stata quella di guardare dei corti, degli estratti, dei filmati sull'episodio nel quale Marco Travaglio viene contestato da Michele Santoro, da un politico e da un interventore nel programma. E perché io ho visto prima soltanto gli spezzoni nei quali Marco Travaglio si alzava e se ne andava, invece non avevo visto tutto il programma precedente, almeno 20-30 minuti. Allora ho visto dei video, devo dire, programma allucinante. Io non so come non se ne sia andato prima dallo studio Marco Travaglio. Marco Travaglio, solidarizza pieno con la tua postura, quella di pigliare e andartene. Veramente, io non so come hai potuto soffrire tutto questo bailan, perché era una cosa grottesca, come un quadro di Gaudì. Veramente, ha fatto quadri poi Gaudì, non lo so. Era come, no, il Goya, era come un quadro del Goya e quelle cose infernali, assurde, no, e quelle chimere dell'inferno, degli esseri strani. Beh, quel programma è stato più surrealista che un conduttore di sinistra possa aver fatto, sempre che Michele Santoro sia di sinistra, perché a parte non si capisce il PD da che parte va, non lo si è capito per 20 anni e tu lo hai fedelmente testimoniato. Le scelte, no, di Bersani, Prodi, non si sa, sono tutti dei geni avanguardisti che superano la sinistra, ma per uscirsene per la tangente, come direbbe Beppe Grillo, superano la sinistra per andarsene a fanculo. Allora è stato tutto un ternalotto quel programma, tutti i numeri umoristici che realmente hanno fatto sproccare da ridere quel giovane che diceva: ma no, ma la colpa è che i canali pavimentati poi sono stati ostruiti da dei rami, da dei detriti, da delle pietre. A parte il fatto che non si capisce qual è quel genio che pavimenta dei corsi d'acqua e ci costruisce sopra le case, che poi l'erosione dell'acqua sotterranea fa franare il pavimento e cascano gli edifici dentro, come succede anche in Nord America. Ma è solo colpa di un detrito che ostruisce il canale sotterraneo. E come si fa a lavare un canale sotterraneo dai detriti? A drenare. Ma a parte quello, come tu sai, come sapete tutti voi, non sono state fatte delle opere, quindi altro che i rami che ostruiscono i detriti. Ma che c'entra quello? Allora ogni pioggia, ogni città si dovrebbe inondare. Non è quello, è che proprio non si sono fatti dei lavori. E mi sono meravigliato perché io per anni ho avuto una stima differente di Michele Santoro. Certo che per anni ha fatto altro che, anzi, non ha fatto altro che attaccare la destra e Silvio Berlusconi. Quindi si infuriava più contro Berlusconi che contro di te, Marco Travaglio. Ma adesso invece ha rivelato che è capace anche di manicheismo, cioè, al contrario di te, caro Marco, che sei capace di criticare tutte le parti politiche quando necessario, quindi anche il PD, quindi anche l'ex PC, quindi fare del revisionismo storico pure sulla sinistra e sul ruolo che ha avuto nella contingenza sociale. Michele Santoro no, è un ciclope, sa focalizzare solo in una direzione e quindi è acritico. Quando ci piglia a criticare la parte politica che gli interessa, per esempio il PDL e Silvio Berlusconi, può dirne di tutte che ci indovina sempre.
ma è miope nei confronti dell'altra parte politica, non come tu, che osi criticare in programma televisivo anche a Bersani, anche a Bertinotti, anche se si incontrerebbe con te il mitico Enrico Berlinguer, tu gli troveresti degli argomenti critici, giustamente, e lo criticheresti. Perché nessuno deve essere immune dalla critica quando fa politica e magari lo elogeresti nei suoi grandi meriti, ma anche gli faresti notare quello che poteva migliorare, perché è così che deve essere un giornalista, incluso con le grandi persone deve poter essere mantenersi critico, obiettivo. Quindi se Enrico Berlinguer non ci ha azzeccato in qualcosa, bisognava ricordarglielo, anche se si sta dalla parte di Berlinguer, soprattutto. Perché se no non si è utili come giornalisti. Che un giornalista ti dica va bene così, no, che lo canti Vasco Rossi, va bene così. Invece no, un giornalista deve essere critico, pure inventarsi delle cose per provocare discussione. E quindi tu sei sempre stato capace di allontanarti dalla tua fazione politica per essere rigorosamente critico ed esigere che si facciano le cose che si devono fare. E io in questo ti ho sempre seguito perché ho visto che eri e sei sincero, originale, e poi perché i giornalisti non stanno lì a dire ai politici va tutto bene, siete brillanti, ma anche per provocare con una dialettica critica una discussione, come gli antichi filosofi grechi che potevano andare d'accordo, ma sempre c'era un bastion contrario che provocava la discussione e la diatriba. Per vedere se si poteva pensare in modo differente anche in assurdo. E allora chi era capace di difendere posture che tutti quanti avrebbero assunto, però in maniera logica, dimostrava la validità di quello che tutti davano per scontato che era buono. Perché altrimenti si può dire che un'idea è buona, ma se non si è capace di dimostrarlo, rimane un'intuizione buona, non un'idea buona. Quindi io non sapevo che Michele Santoro poteva essere così partigiano. Perché arriva quasi al limite del proselitismo nei confronti del PD, e questo non è buono per una sana discussione politica. Bisogna prendere distanza, anche se stai col PD, e vedere dov'è che ci sono degli errori e criticarli. Cattiva gestione territoriale, tu dicevi nel programma, per non pensare di peggio. Irresponsabilità criminale, dicevano una volta in Russia. Ed era processata e condannata anche con la pena di morte, se portava alla morte di gente nel territorio. Quindi responsabilità criminale, irresponsabilità come minimo, se non collusione con le tangenti. E quindi ci deve essere la rimozione di tutti i politici. Poi come può essere che si deve votare la maggior parte dei politici a livello nazionale ogni 4-5 anni fra elezioni amministrative e invece politiche, e ci siano invece degli amministratori sul territorio che stanno lì da 30 anni per qualche accordo fra le parti politiche. Quello si deve eliminare. Che tutti si debbano rinnovare al secondo mandato e che ogni mandato sia di 4 anni. Anzi, certi amministratori locali dovrebbero essere pure rinnovabili ogni 2 o 3 anni. E dopo 2 elezioni che non si ripresentino più, quindi si ripresentano in una elezione e poi non si ripresentano più, o saltano un turno e si ripresentano il turno dopo. Però ripeto, sono rimasto meravigliato di come Michele Santoro in quel programma, perlomeno lui che era un brillante giornalista, si sia prestato a essere lo zerbino di quel giovane che aveva voluto aiutare l'assessore, non so chi era. Invece lo ha smerdato di più. E poi di quell'assessore che da lontano dava dei consigli su come si deve trattare l'argomento della gestione territoriale, facendosi difendere da quel quinto columnista di sinistra nel programma, invece che non è capace neanche col cazzo ad amministrare un'intervista quell'assessore o quell'intendente o quel sindaco, non so che cazzo era. E in pratica è una beffa dopo l'insulto della sua cattiva gestione, come minimo cattiva gestione. Però ecco, ripeto, faccio questo video perché ho visto tanti video
ben tagliati, di come sia stata quella trasmissione, perché altrimenti non si può capire, di come Michele Santoro mi abbia disilluso, perché io lo seguivo, anche se guardavo i suoi programmi per ascoltare le tue letterine, caro Marco Travaglio, però io lo seguivo a Michele Santoro, mi piaceva come parlava, era critico, soprattutto della destra, ma adesso ho scoperto che è un ciclope, è capace solo a guardare in una sola direzione e c'è una visione piatta della realtà. Non so se lo faccia per sua convinzione e per proprio proselitismo ideologico nei confronti del PD, o se ci sia qualche interesse dietro al suo comportamento, alla sua miopia e alla sua cecità. Spero di no, perché altrimenti sarebbe un venduto. È una cosa peggiore, non so se è peggiore, però per un giornalista che essere miope e ottuso, perché magari si conservano delle idee preconcette, una cosa peggiore forse può essere sapere interpretare le cose e avere senso critico, ma vendersi per opportunismo. Non so se sia peggiore un giornalista sincero e che non riesce più a interpretare l'attualità socioculturale della politica, o un giornalista che è capace di una profonda analisi come te, Marco Travaglio, ma che preferisce vendersi a chi gli conviene di più. Non lo so, però certo che ha attuato male, dovrebbe fare un mea culpa, ma non so se ne è capace. Comunque, come giornalista forse rimane brillante. Il fatto che sia un mercenario dell'informazione lo svaluta molto. Beh, questo è stato un altro video, perché voglio dare il mio contributo al giornalismo italiano. Già si sono visti dei video che ho fatto abbastanza su questo tema, tema che mi interessa perché io, caro Marco Travaglio, ti seguo dagli anni 90. Poi non ti scordare, caro Marco, che io voglio collaborare col tuo Fatto Quotidiano. Sono disoccupato, quindi ho del tempo libero. Se ti serve un corrispondente, un inviato speciale, fammelo sapere. Certo, quanto mi vorrai dare per la contribuzione? Che ne so, facciamo 10.000 euro così non se ne parla più. Tanto così potrò pagare tutte le mie spese con 10.000 euro al mese. E quindi fammi sapere. Però sono sempre disponibile a collaborare con la redazione del tuo giornale, Il Fatto Quotidiano. E poi vorrei scrivere dei libri. E poi mi raccomando, dai il link di questo e di altri video miei del mio canale di YouTube e fai iscrivere molta gente, che così forse almeno YouTube mi inizia a dare 100 dollari al mese, col quale almeno inizio a pagare tutte le mie spese. Vedi come sono vestito? Vabbè che qua adesso viene il caldo, si muore dal caldo, anzi c'è già caldo pure così. E quindi senza più nulla aggiungere, perché mi è sembrato che ho già delucidato abbastanza il succo del mio messaggio, il nucleo, la polpa del mio messaggio, che è stato di primo a Quito che ho voluto. Poi in secondo andrò a Quito, ma questo è stato il primo a Quito. A Quito Kurosawa. Poi andrò a Quito. Il primo a Quito è a Quito Kurosawa, che ho guardato qui. Poi adesso andrò a Quito, che non c'entra niente con il Giappone. Ma... vabbè. Allora, ti lascio, vi lascio, ci lasciamo, esci e essi ci lasciano, non so dove cazzo vanno, ma non me ne frega, forse vanno col Papa a dire cazzo anche loro. E vabbè, me ne sto già partendo per la tangente, sto sfocando, quindi sto sbrucando, fa caldo, c'ho pure il cappelletto da capitano. Ti volevo ricordare che ancora non mi hai risposto, mannaccia, non mi hai risposto. Fangala, come diceva Malik Maluk. Malik Maluk, non piace, Travaglio non risponde. Malik Maluk, Travaglio, fangala. Travaglio non rispondere
Arasarafangala! A parte scherzi? Non rispondere, non piace, Malik Maluk! Fangala! Arasarafangala! Ping! Non mi hai ancora risposto, anche se mi vedi ogni volta nei panni del Capitan Santenchan, che è meglio del Capitan Harlock, è meglio del Capitan Findus, è meglio del Tonno Nostromo, ed è meglio di Corto Maltese. Non sono un fumetto, non sono uno spot, sono una realtà. Ma tu hai detto in un video che c'è una nave senza capitano. Non è vero, il capitano c'è ed è qui nella mia persona. Il Capitan Santenchan fa una cosa: va a Botteghe Oscure, che sta proprio nella strada a Botteghe Oscure, quindi non ti puoi perdere. Una volta che imbocchi Botteghe Oscure, ti trovi davanti a Botteghe Oscure, cioè ci saranno illuminate, ma siccome devono risparmiare, hanno fatto dei tagli, si sono ritrovati all'oscuro. Entra dentro, chiedi del responsabile e digli: ammutinatevi, buttate per la borda il capitano, perché io ho da proporvi un capitano per la vostra nave. E così poi potrò andare a fare i proclami che fanno i presidenti, perché in Italia sono tutti presidenti, primo ministro, presidente di partito, del consiglio, presidente della Repubblica, sono tutti presidenti di consorzi, tutti presidenti, come i massoni che sono tutti grandi maestri del Grande Oriente, della Grande Loggia, del Grande Ordine. Grande sala, grande, tutto grande, tutti maestri. Allora, tutti in Italia sono presidenti anche di un consorzio privato. E tu digli: io c'ho il segretario generale che deve fare da capitano di questa nave. Perché poi, come segretario generale di un movimento, di un partito, vai a parlare nel transatlantico. E quindi per quello il capitano della nave sono io. Poi vado al transatlantico. E beh, anche il Titanic è stato un transatlantico. Quindi il Capitan Findus nel transatlantico scoccia fino a che non incoccia. Vabbè, comunque io mi presento come il capitano della nave che non ha capitano. E quindi che stai aspettando? Per vinci? Fatti sentire, fatti rispettare. Tu già ce l'hai un capitano per la nave, c'hai anche un capitano per la nave azzurra. Se non ti piace Matteo Renzi, che è capitano della nave che non ha capitano, la cui bitacora è piena di proiacci di merda, beh, allora che aspetti a fare anche fiocco azzurro questo capitano, cioè non massone, ma capitano del transatlantico Italia? Che aspetti? Non lo so. Vabbè, allora in aspettativa della tua risposta, non ho altro da dire che ci vediamo alla prossima, a tutte e tutti voi. Ho già caricato dei video, ma ultimamente sono stato più tempo in Instagram, quindi visitatemi in Instagram. E in bocca al lupo. Oggi è venerdì, per fortuna finisce la settimana. Forse domani farò un altro video. Per il momento, dal vostro Capitan Santenchan. Alla prossima.